Allora, le corporazioni, cosa si tratta? Si tratta dunque del fenomeno che voi conoscete, cioè io sto sudando e vapora. L'acqua liquida si trasforma in vapore acqueo e cambia quindi il suo stato termodinamico. Del ciclo idrologico, non so se faremo tempo a vederlo, non credo. Ovviamente questa è una delle due possibili trasformazioni, cioè l'acqua si può anche ghiacciare e quindi trasformare il solido. Il concetto che questo, l'evaporazione avvenisse era mediante il funzionamento del ciclo idrologico è noto perché per esempio Israele riporta questa frase, quindi è un testo piuttosto antico che precede diciamo, la scienza così moderna. E ritornano poi indietro e chiudono quindi il ciclo idrologico. L'acqua cambia da... Parliamo di evaporazione quando abbiamo una superficie libera in cui l'acqua muta di stato ed evapora. E anche quella dei suoli si chiama evaporazione. In realtà l'evaporazione dei suoli ha una sua meccanica che è diversa. Così pure la traspirazione dalle piante o dagli animali, ma per noi è soprattutto importante la traspirazione dalle piante, hanno una loro dinamica che è leggermente differente, o meglio, tutto è sempre evaporazione in un certo stato, in cui c'è dell'acqua liquida che si trasforma in acqua a vapore, però il mezzo in cui questo avviene è diverso a seconda dei casi. E questo comporta poi che dobbiamo avere degli accorgimenti un po' diversi per descrivere il sistema. La cosa è piuttosto complessa e coinvolge tutti i termini dinamici che noi conosciamo, cioè ci deve essere un bilancio di energia. Quindi c'è un flusso di energia, c'è un flusso di massa. Legato al flusso di energia in particolare c'è anche un cambiamento di entropia, perché lo scopo di questa mia prima lezione è dimostrarvi che nella sostanza il movimento è dovuto a una questione termodinamica legata all'entropia. Sì, vogliamo capire quali sono i fattori che controllano l'evaporazione, vogliamo imparare poi a stimarla, perché uno dei compiti che mi sono assegnato con questo corso è anche di arrivare a dare degli elementi concreti di calcolo. Non arriveremo a fare la parte di esercitazione come mi ero proposto all'inizio, perché già vedo che fare tutte queste parti di esercitazione comporta tutta una serie di problematiche che allungano i tempi. Di per sé sarebbero brevi da fare, ma non avevo tenuto conto del fatto che voi poi dovete superare degli altri scalini per fare le cose, per cui avevo un po' esagerato. Insomma, facciamo in tempo di fare l'evapotraspirazione, però un pacchetto simile a quelli che noi stiamo vedendo per il kriging, per l'interpolazione spaziale, per Richard, c'è anche per il calcolo dell'evapotraspirazione. Quindi chi fosse di voi interessato ad estendere la cosa, noi possiamo ragionare sulla stessa linea. Spesso si parla di un termine di evaporazione potenziale e cercheremo di capire che cosa sia questa evaporazione potenziale e poi cercheremo di capire la variabilità dell'evaporazione nello spazio e nel tempo. Oggi noi abbiamo una comprensione, diciamo, molecolare dell'evaporazione, cioè sappiamo che la materia, in particolare l'acqua, è composta di molecole, cioè quindi di elementi iniziali piccoli, ma questa conoscenza non va così indietro nel corso del tempo. 100 anni fa non era certo che esistessero gli atomi. Alcuni lavori di Einstein del 1905, quindi poco più di 100 anni fa, stanno lì, quelli sul moto browniano in particolare, stanno lì a dimostrare che si voleva capire se esistevano gli atomi, cioè se cosa c'era. E quella che per noi sembra una cosa talmente scontata da non
respirando è un gas. In questo caso anche questo gas è composto di molecole. Le molecole qui però sono praticamente separate tra di loro. Per certi versi posso pensare, quando parlo di un gas ideale, che le molecole siano completamente staccate tra di loro. Il passaggio di fase, in questo caso da liquido a solido, è proprio il passaggio, che non credo di dirvi delle cose che voi non conoscete già, in cui le molecole sono vincolate le une all'altra, invece passano a uno stato in cui sono completamente libere. Che cosa è necessario perché passino da... Beh, se noi ragionassimo nei termini della meccanica tradizionali, noi dobbiamo pensare che deve agire una forza, perché se qualcosa si muove da una parte all'altra. Quindi ci chiediamo quale sia la forma che qui fa passare le molecole dallo stato liquido allo stato di vapore. Qui c'è una superficie di evaporazione, cioè questi stati saranno descritti termodinamicamente da una temperatura. È una situazione di equilibrio, perché mentre assegnato una certa temperatura le molecole, per esempio, sono presenti nella superficie liquida, ci sarà una certa quantità di vapore presente qui. Le molecole si muovono, hanno un'energia cinetica, quindi hanno una certa distribuzione. Ora, se vogliamo, che si può far risalire anche a Maxwell, e alcune di queste molecole ritornano dentro il liquido, da altre invece dal liquido escono. Il bilancio complessivo è un bilancio di equilibrio in cui ho una certa pressione parziale di vapore sotto e una certa quantità di acqua sotto, liquida sotto, cioè sopra pressione di vapore, sotto quantità liquida. Se mettessimo un coperchio questo sistema, che cosa succede? Si raggiunge una configurazione di equilibrio. Io chiudo la mia pentola mentre faccio bollire l'acqua, la tengo ben chiusa, la quantità di vapore che alla fine si forma nell'aria rimane costante dopo un certo tempo. Non è questo il caso della evaporazione che avviene in natura, perché non c'è un vero e proprio coperchio, se a meno che non consideriamo tutta l'atmosfera come questo. Quindi pian piano qui c'è questo elemento di vapore, viene trasportato. Voi potete pensare che il motore di questo trasporto sia di nuovo la differenza di pressione parziale che c'è fra la concentrazione di vapore che produce la concentrazione di vapore in questo punto in altri punti. Qual è la forza che ha mosso il vapore? Beh, la forza che ha posto il vapore, come la possiamo andare a costruire? Beh, adesso qui c'è una bella equazione complicata, che però voi conoscete, che è l'equazione di bilancio dell'energia interna del sistema. Ci sarebbero altri due tipi di energie per il vostro sistema. Una è, oltre all'energia interna, sarebbe l'energia cinetica che il sistema ha nel suo complesso, cioè quello che si può distinguere macroscopicamente, e l'energia potenziale, che è un volume di particelle. In questo caso pensiamo che i contributi siano trascurabili. Quello che vi ho scritto è il primo principio della termodinamica. Dice che la variazione di energia interna è uguale alla una certa variazione di energia che è legata al riscaldamento e al raffreddamento del sistema, e che è il prodotto di una certa quantità che poi chiamiamo temperatura per un'altra quantità che poi chiameremo entropia. Meno il lavoro fatto dal sistema, meno il lavoro fatto dal sistema, che il lavoro che il sistema fa sull'ambiente, quindi consegno meno in modo condizionale. Questa è una
pressione per un volume, il lavoro è una forza per uno spostamento, quindi la pressione è una forza per un'unità di superficie e lo spostamento qui è rappresentato nella variazione di volume. L'unità di misura potete controllare è esattamente quella. Poi c'è un altro tipo di energia che compare, che fu rivelato alla fine dell'Ottocento da Gibbs, che aveva già capito tutto probabilmente, e dice, beh, c'è un'altra forma di variazione di energia all'interno, ed è come è arrangiata la materia. In particolare, nel nostro caso, la materia è arrangiata in modo diverso. Se è arrangiata come liquido, cioè arrangiata come vapore. Questa si chiama energia chimica e io l'ho rappresentata come variazione sulla massa, in realtà un po' imbrogliato in questo caso, non andrebbe rappresentata come variazione sulla massa. Okay. Fatto è che qui cosa succede? Ho un caso in cui dv, il mio sistema, non varia di dimensioni, quindi apparentemente non ha nessun lavoro. Quindi la variazione di energia interna è, tra l'altro, è zero. Ah, perché ho rappresentato qui la variazione di energia interna come funzione di S di 2dm? Questa funzione strana che è entropia, l'entropia di cui voi certamente avete sentito parlare, è una rappresentazione dello stato, degli stati interni del sistema. Più grande è l'entropia, maggiore è il numero di stati, dei microstati che sono occupati dal sistema macroscopico. E esiste un secondo principio della termodinamica che vi dice che all'equilibrio i sistemi tendono alla configurazione di massima entropia compatibili con i vincoli che vengono prodotti. Però qui l'entropia è una variabile indipendente nella rappresentazione che io vi ho dato. L'altra variabile indipendente è il volume e la terza variabile indipendente è la massa del sistema. Quindi l'energia interna totale del sistema io l'ho data come funzione di queste tre variabili, che non sono quelle per cui siete abituati a vedere questo problema, perché voi di solito le vedete in funzione per esempio della temperatura e della pressione. Però si possono fare delle trasformazioni tra i vari di variabili ed esprimere la variazione di energia interna in funzione delle altre variabili, ma qui mi è comodo così. dV non c'è nessun valore, la temperatura del nostro esperimento possiamo in qualche modo controllarla, ci mettiamo con, valutiamo un sistema in cui la temperatura del nostro sistema sia costante, quindi la temperatura è costante. Se torniamo indietro nell'equazione precedente, temperatura costante, dV uguale a zero, come, qual è? Allora ancora non abbiamo abbastanza riferimenti, non possiamo considerare il sistema di tutto l'organismo insieme, lo possiamo considerare però come, per avere un po', come suddiviso in tanti sottosistemi. Quanto grandi sono questi sottosistemi? Sufficientemente grandi da ottenere, da avere per esempio qualche migliaio di molecole interne. Se io ho un migliaio di molecole, queste si posso costituire una termodinamica di queste molecole. E avere delle grandezze medie e complessive. Per ogni singolo elemento, quindi penso che valga questa equazione qua. Perché prima avevo tentato di applicare tutto il sistema in grande, non ero giunto da nessuna parte. Posso considerare l'energia per unità di volume, quindi le grandezze che si trasformano in tutte grandezze piccole, energia interna U piccolo, entropia S piccolo. Qui ho sempre il termine di pressione che poi comunque va a zero, che diventa il volume diviso la variazione di volume rispetto al volume, e poi qui ho invece la variazione del potenziale chimico, si chiama questo termine, che qui avevo, se vi ricordate, la massa diviso il volume, che è esattamente la densità. E la massa dell'acqua quindi è uguale all'integrale della densità su tutto il volume.
nostra equazione, quindi se la variazione di energia interna è zero, perché non lascio, costruisco il mio sistema in cui non entra e non esce energia, la variazione di volume è zero, la mia equazione quindi rimane T delta S mu de rho, dove peraltro l'avete già visto nelle slide precedenti, ho lasciato le parentesi tonde, quindi lasciando un po' indefinito da che cosa dipendono queste variabili qui. Perché di solito voi siete abituati a vedere la temperatura come una variabile che misuro e che quindi do come variabile indipendente, mentre qui la variabile indipendente sono quella di cui calcolo la variazione. A questo punto ho scritto l'equazione per ognuno dei volumetti, ma la integro su tutto il volume. Faccio anche un passaggio che voi siete certamente abituati, cioè vedete questa equazione qua, trasformo i differenziali. La termodinamica dell'equilibrio ha a che fare con stati di equilibrio, quindi diventa difficile concepire nella termodinamica dell'equilibrio delle variazioni del tempo di qualcosa. Se voi guardate ai corsi di termodinamica di base, questi vi dicono la termodinamica dell'equilibrio è fatta in modo tale che tutte le trasformazioni avvengano lentamente nel tempo. Quanto lento? Infinitamente lento. In realtà noi abbiamo sempre a che fare con sostanze e con questioni dinamiche e questa è per quel che mi riguarda un'equazione dell'energia, cioè sto scrivendo la conservazione dell'energia che vi fa tra l'altro capire il senso e quindi al posto delle variazioni sostituisco, integro su tutto lo spazio, quindi di nuovo ottengo S grande, l'entropia, che è una variabile estensiva. Cioè, se l'entropia di due blocchi è uguale alla somma delle entropie dei due blocchi, mentre per esempio la temperatura, che è una variabile intensiva, se ho la temperatura di un blocco e la temperatura di un altro blocco, invece insieme non ottengo la temperatura che è la somma delle temperature. E l'equazione di prima mi dice che T per la variazione di entropia nel tempo è uguale all'integrale sul volume di che cosa? Della variazione di questa quantità. E qui improvvisamente ho fatto un po' di magia perché ho riempito le parentesi che prima erano vuote con pressione, temperatura e ci ho messo anche la posizione. Posizione X e due variabili interne, pressione e temperatura, che sono delle potenziali termodinamici. La variazione del tempo di questa quantità qua è de rho su de rho e rho che varia su de t in de x e tutto questo è uguale a zero. Quella lì è l'equazione dell'energia che io posso scrivere per il mio sistema. La mia acqua sulla pentola che evapora. Ma posso usare anche l'equazione della conservazione della massa. Conservazione della massa si scrive in maniera molto semplice. Qui va un segno meno, naturalmente, che io non dimentico mai. Ci sono sempre ed è de rho su de t è uguale a meno il flusso del gradiente. La lezione precedente che era l'altro argomento qui, però in fin dei conti era sempre quella, la variazione della massa all'interno è uguale ai flussi che avvengono sulle superfici. Non sto scrivendo nulla di nuovo. Questo flusso che cos'è? Beh, questa equazione la posso usare nell'equazione dell'energia per sostituire de rho su de t all'interno di questo integrale qua. D'altra parte, a questo punto ho questa incognita qua. Questa incognita qua che cos'è che è fatta? Questo è il flusso in questo caso di materia. I flussi però hanno una cattiva abitudine. I flussi sono una rappresentazione della dinamica, cioè quindi del trasporto di quantità di moto che si ha. Abbiamo usato l'equazione dell'energia, abbiamo usato l'equazione della conservazione della massa
concetti legati al trasporto della quantità di moto. Sotto varie ipotesi si può pensare che il flusso sia uguale al prodotto di un certo fattore L che è chiamato coefficiente di Onsen per C che è un parametro e il gradiente di V che è il gradiente di questo potenziale chimico che per noi rimane una quantità oscura un po', ma potrei questa è la concentrazione del vapore. Il rimane un po' oscura. In realtà il potenziale chimico rimane un po' oscuro, ma diciamo che si può esprimere almeno per diluizioni del sistema in questo modo, in cui il potenziale chimico si esprime rispetto a un potenziale di riferimento in funzione della sola temperatura per la costante del vapore, quella che entra nell'equazione di stato del vapore, PV uguale a MRT, per la temperatura, per il logaritmo di che cosa? La pressione parziale relativa del vapore rispetto ad uno stato di riferimento. Se sostituiamo queste cose che abbiamo capito qui, cioè per esempio che il flusso è uguale a questa quantità, e che poi magari può avere questa espressione, lo sostituiamo nelle equazioni precedenti. La nostra equazione di conservazione della massa dipende di conservazione dell'energia diventa assume questa forma, che è un bel teorema. Capisco che fate confusione. Cosa vi dice? Vi dice che la variazione di entropia nel tempo moltiplicata per la temperatura è uguale a questa integrale qua. Ma che caratteristiche ha questa integrale? Nell'integrale le caratteristiche che L è una costante positiva e qui compare il quadrato di qualcosa e quindi è un termine positivo. Quindi anche senza andare ad invocare la forma che noi diamo, che è il fatto sperimentale del potenziale chimico, siamo in grado di dire che l'entropia del nostro sistema cresce sempre, in particolare nel sistema in cui che abbiamo generato. E qui otteniamo una cosa che in altri casi è semplicemente postulata come principio, cioè l'entropia cresce sempre, questo sistema cresce sempre. E in particolare otteniamo anche l'idea che ciò che muove il nostro sistema evaporativo è la produzione di entropia. L'acqua evapora perché lo stato entropico maggiormente termodinamicamente favorito è quello in cui l'entropia aumenta e pertanto l'acqua evapora. La forza che fa evaporare l'acqua è l'entropia, se tradotto in termini un po' grossolani, ma così. E questo mi pare un risultato estremamente importante. Possiamo osservare un'altra cosa che ci permette di arrivare dove poi vogliamo arrivare. Il potenziale chimico lo possiamo pensare un po' alla grossa come una funzione della densità della nostra sostanza. Per cui l'equazione che prima avevamo scritto da Rossi del T come uguale alla divergenza del flusso la possiamo scrivere in questo modo come da Rossi del T per la divergenza di che cosa? Di un certo elemento che ha un coefficiente G che è uguale al coefficiente di Onsager L per la variazione del potenziale chimico rispetto alla densità. Questa equazione è un'equazione importante ed è un po' l'equazione centrale che ci permette di capire dal nostro punto di vista come funziona l'evaporazione. Questa è un'equazione di diffusione.
equazione da un certo punto di vista è simile all'equazione di Richards che avete visto prima. Questo è il coefficiente di diffusione, in particolare coefficiente di diffusione che sarà la diffusione di che cosa? Del vapore nell'aria. Ed è regolata dal gradiente della densità del vapore. Due conclusioni importanti, quindi l'evaporazione avviene perché funziona in risposta al secondo principio della termodinamica, che è l'aumento di entropia, cioè la forza che fa evaporare è l'aumento di entropia. Noi lo abbiamo tra l'altro dimostrato esattamente che è così, perché noi abbiamo scritto l'equazione viceversa dal fatto che questo è solo enunciato nella termodinamica dell'equilibrio. E il secondo elemento importante è che il flusso di, in questo caso, di densità di massa di vapore è legato ad un gradiente della stessa densità ed è un'equazione di diffusione, cioè l'evaporazione, ciò che è evaporato si diffonde con equazioni di diffusione. Noi non useremo queste equazioni qua per descrivere in generale l'evaporazione. Useremo però delle equazioni che gli assomigliano molto, che sono la derivazione, così dire, empirica di quello che io invece vi ho in qualche modo un po' sconvolgendo la vostra mente, vedendo gli sguardi, vi ho introdotto da un punto di vista rigoroso termodinamico. Quindi l'evaporazione dipende da quel sistema, è una legge di diffusione e c'è un'ulteriore cosa da ricordare. E vi ho parlato che il nostro sistema è un sistema multifase in generale. L'equilibrio delle fasi, voi siete abituati a vederlo in questo diagramma che ha in ordinate le pressioni, in ascisse le temperature, e in questo diagramma ogni punto rappresenta se il vostro corpo è prevalentemente nello stato liquido o nello stato, cioè se noi siamo qui per esempio l'acqua, questo diagramma di fase dell'acqua, l'acqua è liquida, ma questa descrizione è coerente con il fatto che io veda i corpi ben definiti e costituiti non da molecole. Il fatto che l'acqua è costituita da molecole fa sì che il liquido, cioè l'acqua, si trova a questa temperatura dello stato liquido, ma in equilibrio con essa c'è uno stato di vapore la cui pressione è data pure da questo diagramma, ed è quella che si ottiene. Per esempio, se io sono in questo punto, lo stato di tensione di vapore di equilibrio si ottiene dal diagramma, tracciando la proiezione sul diagramma e andando a vedere qual è la pressione relativa. Questa curva infatti rappresenta due cose, cioè rappresenta un'interpretazione classica che voi siete abituati a vedere, ma è lo stato prevalente a quella temperatura in equilibrio del sistema che state vedendo, e l'altra potete anche calcolare qual è la pressione, la tensione del vapore che è in equilibrio con il liquido, in questo caso che voi andate a misurare. Anche qua un concetto importante, cioè se noi siamo ad una determinata temperatura e ad una determinata pressione, l'acqua è in uno di questi stati, solido, liquido o gassoso, però in equilibrio, sempre in equilibrio con esso, vi è una quantità di vapore che la cui pressione è sempre assegnata all'interno del grafico della transizione di fase, che è un altro elemento importante. Vabbè, poi queste curve, la forma delle curve che sono state disegnate si può calcolare esattamente, e questo è stato fatto in seguito a tutto il lavoro di Gibbs, nell'espressione della curva che rappresenta
la tensione di vapore, cioè dell'equilibrio che ha quella quantità di vapore che a quella temperatura è in equilibrio con l'acqua liquida, è data dalla legge di Clausius-Clapeyron che viene rappresentata da questa equazione. E qua possiamo.